sentito questa bella intervista alla tua mamma, dice devi credere in te stessa, però insomma mi pare che la mamma di Pamela abbia espresso anche un parere molto positivo su di te. È stata carinissima, poi noi abbiamo avuto modo anche di spiegarci, poi ci sentiamo sempre telefonicamente, quindi signora guardi è successo così, per questo, questo e questo, no, non ti preoccupare, quindi è stata molto carina, insomma, la ringrazio. Diciamo che la tua possibile futura suocera vede di buon occhio questa coppia, okay. Come vi avevo anticipato, noi abbiamo invitato due ospiti oggi, abbiamo un San Tommaso qui, sì. Roberto Alessi, e invece abbiamo la nostra Alessandra Appiano che è in veste di... amica di Cupido, diciamo così, lei è una romantica e quindi tendenzialmente guarda sempre il lato bello e rosa delle cose. Sì, perché comunque il reality è una rappresentazione anche di quello che vogliamo vedere. Non capisco perché non dobbiamo credere a due ragazzi belli, giovani, che si sono innamorati. Cioè abbiamo creduto a un sacco di cose, ecco. Abbiamo creduto all'attendibilità di matrimoni con 40 anni di differenza. Perché si innamorano due particolarmente belli e particolarmente giovani, perché non deve essere vero? Roberto, no. Questo bellissimo gesto del cavaliere col cavallo bianco. Cioè, qui siamo di fronte a una bella e stupenda storia d'amore. Ah. Oltretutto Pamela è una ragazza straordinaria, dolcissima, bellissima, basta guardarla, e Filippo, che conosco da anni, è un ottimo ragazzo che da Dio ha avuto anche un dono straordinario che pure... la simpatia. È anche carino, però, eh? È anche carino, eh? Carino, però, insomma, è anche carino, eh? Dai, andante. Vabbè, è carino. Va, quindi? Perché. Però c'è un grosso però. A volte succede che il essere innamorati, l'amore non corrisponde con la parola ti voglio bene. In questo senso, sono sicuro che Filippo, quando ha portato via Pamela da reality, assolutamente era molto innamorato di lei, però era anche vero che in quel momento lui non ha fatto il bene di Pamela, anzi ha fatto il male. Mancavano solo due settimane alla fine di questo reality, era una grandissima opportunità professionale per Pamela e lui l'ha obbligata con un vero e proprio ricatto sentimentale, non l'ha messo lui prima, non sono d'accordo. Capisci? Lasciami finire, certo. Tesoro, un attimo, certo, capisci? Tesoro. Gli ha detto o esci o tra me è finita, a bella! E non ti dico cosa non ha aggiunto altro, perché Filippo è fumantino come me, per cui ha anche un bel linguaggio colorito come me, io qui non lo posso esprimere. No, ecco. E per cui è stata, diciamo, un po'. Alessandra, perché non sei d'accordo? Aspetta, fino a prova contraria, tesoro. Tesoro, lei diceva, non è che lei era candidata a un Oscar, cioè non è che rinunciava a un reality in cui è sempre da stabilire quello che poi porta al successo. Era candidata a vincere 200.000 euro che per una ragazza di 20 anni, quali lei però noi siamo qui a parlare di loro. Sono assolutamente un'opportunità. Però noi ci sono coppie che sono si amano profondamente, hanno addirittura dei figli e non solo cambiano città, ma cambiano addirittura continente per tutta la vita. Io ho in casa una signora filippina che ha un marito che vive dall'altra parte del mondo. Si amano profondamente, sanno che purtroppo devono fare dei sacrifici in nome del lavoro e del loro futuro e affrontano questi sacrifici. Però abbiamo visto... E nessuno dice o con me o contro me. Abbiamo visto gente che ha vinto i reality, che ed ha avuto meno successo dici? Di posso gente dire, che non l'ha vinto. Certo. Magari in questo momento loro comunque... Ce li abbiamo qui. Ce li alla abbiamo fino qui a chi non è successo, cioè, stiamo parlando di loro, fino a chi non è successo quel che è successo. Io comunque all'interno dei reality, essendo una persona molto tranquilla, molto pacifica, quindi non discuto, non litigo, ero molto innocua, quindi anche grazie a quello che grazie perché ormai devo prendere comunque sì, certo, i lati positivi, io da quel momento in poi la gente mi conosce di più. Quindi ecco, ho avuto un riscontro. Non è meglio che la gente ti identifichi per quello che sei. Se tu sei una donna dolce, la gente ti amerà perché hai fatto una scelta dolce. Se tu vuoi fare l'aggressiva, che non lo sei, toppi, perché non è che siete degli attori da... voglio dire, sì, è meglio essere ma infatti voi stessi, l'unica cosa di cui mi pento è che sono stato io a spingerla ad andare a fare quei reality. Però, insomma, ecco, da una parte c'è anche il lato positivo. Perché lei, comunque sia, in televisione aveva sempre lavorato. Cioè, io... trovo la differenza, magari per quello che aveva fatto prima, quindi dei programmi in prima serata lavorando, cantando, ballando, e magari quello lì era un reality dove lei magari non era molto adatta, diciamo. Però, tra virgolette. Io ti chiedo questo, quello che ha detto Roberto è sottile ma importante, cioè dice tu eri molto innamorato di lei però non hai fatto il suo bene. Sì. Hai fatto una scelta un po' forse egoista e ragazzi, l'immagine che tu hai dato di te anche partecipando al Grande Fratello era stata un po' l'immagine di una persona egocentrica. Sì, sbaglio? Allora, innanzitutto
Io voglio spiegare una cosa. Ragazzi, io sono stato me stesso, non pensando in quel momento a ciò che facevo. Sono un istintivo io, sono una persona istintiva. Tutto questo andava anche contro di me. Perché è vero che lei comunque sia uscita da un reality, ma quello che ho fatto io in diretta comunque sia poteva andare a ripercuotersi contro di me. Il peggio è stato, anche se poi non è stato così, perché comunque sia poi le persone, ho chiesto scusa, insomma, alla conduttrice, un messaggino a Natale, quindi mi dispiace anche per gli autori. Però io sono stato un istintivo, sono stato una persona normale, ho sbagliato, però sono stato me stesso. Ma è normale, ma mica tanto, eri un po' fuori di testa come poco. Ma io penso che... C'è da dire io che io per un momento, e qui faccio anche un mea culpa, ho pensato che Filippo fosse anche roso di gelosia, perché è talmente abituato ad essere al centro delle scene quando lui partecipava a diverse trasmissioni, proprio a una calamita che attira su di te gli sguardi e l'ammirazione di tutti. Vedendo per la prima volta lui a casa e lei invece in televisione potesse sbarellare. Ho saputo anche che era da più di una settimana che non dormiva tutte le sere, rompendo le scatole come poche cose nella vita, tutti i suoi amici dicendo non dormo, sto male, io lo amo, mi manca, è così. Non vivo, no, io eccetera, stavo eccetera. Male, però a un certo punto i suoi amici lo hanno spinto e hanno detto vattela pia, perché io non ce la faccio più andare avanti così. Posso? È vero che stavo male perché non la vedevo, non riuscivo più a toccarla, a baciarla, ad abbracciarla. Però lo sapevo, insomma, che andava a fare questo reality, quindi anzi l'ho spinta io. Certo. Ma non è questo il problema. È stato lui poi, perché io non volevo... Lei non voleva andare. Da una parte non volevo farlo, proprio perché non avevo un altro percorso, quindi però, è stato solo lui a dirmi però vai. Non è vero il fatto di quello che dice Alessi, che dice che io non ero più al centro dell'attenzione, anzi è tutto il contrario. Oggi ti posso spiegare perché... All'epoca non te lo potevo spiegare, appena usciamo te lo spiego. No, come appena usciamo glielo spieghi? Semmai glielo spieghi qua, quindi adesso ragiona su quello che si può dire, allora, quello che non si può dire. Perché magari e noi intanto guardiamo stessa... un'intervista della tua mamma. Fantastico. Perché chiaramente così abbiamo chiesto... Se lo posso dire. Che paramenta. Sentiamo la nostra Daniela Minucchi che cosa ha raccontato la tua mamma di te, ma anche di voi. Cosa ha pensato della storia con Pamela? Io ho pensato che sicuramente è una bella storia, perché Filippo lo vedo molto coinvolto, poi anche perché lei è una ragazza comunque molto molto semplice, molto naturale, si trucca pochissimo, è alla mano. Insieme per il momento li vedo molto bene, speriamo in un futuro, perché a me comunque fa piacere, se Filippo è contento vuol dire che sta bene, insomma. Io li vedo molto bene insieme perché lei è molto calma e tranquilla, lui invece è sempre un pochino su di giri e insieme si compensano. Che consiglio darebbe a Filippo? Io tanti consigli non mi sento di dargli, perché loro sanno come devono comportarsi fra di loro. Gli dico solo di attirare da conto se hai capito che è una ragazza, e lui sicuramente l'ha capito perché me lo dice. Quindi, una ragazza? Che è una brava ragazza. Ma come hai fatto a conquistare anche la suocera? Spiegamelo. Ma io non devo alla fine conquistare, cioè io adoro sua mamma, è carinissima, però alla fine sono così, quindi non... Ma poi perché non hanno fatto vedere mia nonna? Mia nonna adora Pamela. Quello che fa Pamela, mia nonna è fiorentina, lei è di Prato, quindi... Certo, tu dici c'è anche una vicinanza, una sorta di affinità.